E con questa fanno nuove, gentili visitatori, ancora una volta la lotta avete protagonisti, la lotta Wi-Fi numero 9, me e Rich. Stavolta io provo la Pokémon Art Gold e provo alcuni nuovi giocattoli, scambiatemi da lui direttamente, che si ribellano appunto contro il loro allenatore originale. La lotta dunque sta per iniziare e vi auguro buona visione. Entrambi da Oro Cuore stavolta, anzi lui da Soul Silver. Bene, io apro con il mio Ercole, il mio Machamp, lui con il suo Aerodactyl. Lui fa volo sperando di sfruttare la super efficacia contro il tipo lotta del volante, ma io mi faccio furbo perché uso Pietra Taglio, che va a segno ugualmente anche se è in volo, perché il mio Machamp, come sapete, ha nulla difesa. Naturalmente lo uccide in un colpo, ma non c'erano dubbi su questo, dato che la difesa di Aerodactyl sucks. E tutto il contrario invece per l'attacco del mio Ercole. Bene, messo subito in discesa, direi. Un turno, un KO, benissimo. Lui apre ancora con Pinsir, ma grave errore, perché dovrebbe saper bene che anche sul tipo coleottero puro e gli attacchi roccia sono iper efficaci. Lo proverà sulla sua pelle. Lui tenta di fare danni con terremoto, ma non è nemmeno stabbato, oltretutto è nemmeno super efficace, fa modesti danni tutto sommato. Quindi io attacco con Pietra Taglio, che però per poco non sarà sufficiente per mettere a tacere la sua blatta e resterà l'energia rossa, come vedete. Lui cercherà, magari sfruttando, sperando in un brutto colpo, di sconfiggere Machamp, ma Machamp resisterà restando in piedi. E come potete vedere, usufruendo anche della bacca cedro, che lo ricarica di un bel po'. Quindi Machamp, ritrovate nuove energie. Si prepara al contrattacco e mette definitivamente il tappeto Pinsir con un'altra Pietra Taglio. A questo punto per Rich le cose iniziano a mettersi male, perché ha perso già due Pokémon in 3-4 turni. A questo punto li mette in campo il suo Dragonite, che sperava fosse più lento di Machamp, per cui sono andato anche stavolta con Pietra Taglio, sperando sfruttare la super efficacia del metà tipo volante, ma niente da fare, lui attacca prima con oltraggio e mette il tappeto Machamp, che quindi cade dopo una valorosa lotta e dopo due avversari sconfitti. A questo punto mando in campo il mio vecchio amico Drapion, soprannominato recentemente Cianuro, e uso Gelo Denti sfruttando la quadrupla efficacia contro il drago volante Dragonite, ricordiamo, traditore, avuto da me, gliel'ho scambiato io a quando era ancora un Dratini scaltro a livello 15 con extra rapido da Oro Cuore. Dunque lui usa oltraggio, ribatte ancora facendo ingenti danni a Cianuro, nonostante la non efficacia. Lui però viene confuso e a questo punto cambia il suo drago, e sapendo che io avrei fatto Gelo Denti, manda in campo il suo Blastoise per sfruttare la non efficacia contro il tipo acqua invece, anche se comunque riesco a mettere a segno un brutto colpo che, sommato all'abilità Cecchino e a Filartigli, che aumenta la probabilità a Filartigli, mentre invece Cecchino aumenta la potenza dei brutti colpi nel caso accadano. Io cerco di fare un altro po' di danni con Veleno Croce anziché sostituirlo, mi avrebbe seccato switchare così presto, però pago questa scelta appunto con la vita di Cianuro, che quindi non è più in grado di combattere, ma poco male. A questo punto mando in campo uno dei suoi traditori, Folgore, suo ex Pokémon passato dalla mia parte, questo Raichu. Lui aveva previsto una mossa elettro contro Blastoise, quindi ha messo Jolteon in campo con Assorbivolt, che neutralizza appunto le mosse elettriche. Io uso segno raggio per fare un po' di danni, nonostante non sia stabbato né efficace, sempre per il discorso di non switchare ma sfruttare tutte le occasioni possibili per danneggiarlo. Però lui attacca con palla ombra, che come vedete rispetto al mio segno raggio fa molto più danni. Io non demordo e continuo con il segno raggio. Niente da fare, il suo Jolteon incassa ancora bene il colpo e con un'altra palla ombra si può permettere di mettere fuori gioco il mio Folgore, e così si vendica del suo traditore, lo ha messo a tacere. Raichu si è sicuro meritato riposo adesso, ed ecco l'altro traditore, Conte, soprannominato il mio Gliscor, ex suo Gliscor, passato anche lui dalla mia parte, me l'ha scambiato lui. Qui faccio un errore clamoroso, perché pensavo avesse switchato su Gliscor e non avesse rischiato di prendere un terremoto, per questo ho fatto era assalto e ho sbagliato, non ho previsto che l'avrebbe lasciato in campo. A questo punto lui
non volendo rischiare una seconda volta, lo cambia e mette Dragonite. Questa volta io avevo usato Forbice X, ma niente da fare, era molto efficace su Dragonite. A questo punto lui usa Extra Rapido per attaccare per primo, perché sa che Gliscor è più veloce. Però poiché Gliscor ha una difesa eccellente, la sua pelle non si scalfisce più di tanto, e io invece attacco con Fulminenti, che è danno neutro su Drago Volante, perché non è efficace, è super efficace, sì. Neutralizza una vicenda, come sapete. Qui sono anche fortunato perché riesco a paralizzarlo. Però lui va ancora con Extra Rapido, in questo modo riesce ad attaccare per primo. Come vedete, Conte opporrà una resistenza eroica, quasi commovente, resta a 5 punti salute. E così con un ultimo aereo assalto può finalmente finire Dragonite. Quindi qui traditore sconfigge traditore, questa mi è proprio piaciuta. Stavolta è piena di traditori, come vedete. Volta bandiera, passati da una squadra all'altra, da un rivale all'altro, peggio, non allenatore qualsiasi. Bene, io a questo punto mando Flareon sperando di sfruttare l'attacco rapido per finirlo, ma io metto Kingdra. Lui a questo punto lo ritira, sapendo che avrei usato cascata, e mette ancora Blastoise per fare da scudo e incassare il colpo. Ovviamente non gli fa più di tanti danni, nonostante sia stabbata, però non è molto efficace. A questo punto, per finire Blastoise, io vado con Dragobolide. Riesco finalmente a mettere a tacere la sua testuggine d'acqua, che se lo si lascia in campo, se lo si lascia vivere a lungo, diventa un avversario molto seccante nella lunga durata, appunto. Io sapendo che avrebbe usato tuono qua su Kingdra per sfruttare il danno neutro, metto Conte, che è metà tipo terra, e così neutralizzo il tuono. Grande predict qui da parte mia, anche se era piuttosto scontata la sua mossa. E a questo punto, con mia grande gioia, mi accorgo che Conte, il mio nuovo Gliscor, è addirittura più veloce del suo Jolteon, e così con Terremoto riesce a sconfiggerlo, nonostante avesse Baccanalka, ma ormai a questo punto diventa fine a se stesso, perché era già in fin di vita. Bene, quindi anche Jolteon è messo fuori combattimento. L'unico che gli rimane è Flareon, al quale si affida per ribaltare le sorti della sfida. Con attacco rapido subito fa fuori Gliscor, Conte, se preferite. A questo punto il match è nelle mani di Infernape, il mio solito Infernape storico, soprannominato da poco Gito. Devo sperare che con una singola zuffa assorbi sferata riesca a mettere fuori combattimento il gracilino in difesa Flareon. E come vedete, così è. Le difese diminuiscono, ma a questo punto non me ne importa più nulla. L'importante, la priorità per ora, al momento, era la vittoria. E così riesco ad avere la meglio sul Rich dopo un incontro combattuto e finito sul filo del rasoio 1-0.